Con il primo appuntamento che si è tenuto a Perugia, il sindacato dei cittadini, UILUMBRE, e il suo comitato pari opportunità hanno lanciato una campagna per promuovere il protagonismo delle donne in politica e la loro partecipazione alla vita democratica del paese. Il titolo del primo appuntamento è stato Solida ripartenza se le donne protagoniste. Le donne rappresentano oltre il 50% della popolazione, svolgono tantissimi ruoli, sono abituati, ma sempre più hanno bisogno degli strumenti necessari e dei servizi necessari per mettere insieme, per unire i tempi di vita, di famiglia, di lavoro, e aggiungo io anche i tempi della politica, che sono assolutamente indispensabili, che le donne partecipino in maniera attiva laddove si decide, si scrivono le regole, perché appunto chi vive le difficoltà, le aspirazioni, è bene che stia lì laddove si decida. Insieme ad Ada Girolamini del Comitato Pari Opportunità sono intervenuti anche Maurizio Molinari, segretario regionale di UILUMBRE, Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, che dopo l'introduzione iniziale ha illustrato i provvedimenti adottati dalla Regione per l'imprenditoria e l'occupazione femminile, Luca Ferrucci, professore ordinario di economia all'Università degli Studi di Perugia, e la segretaria confederale di UIL, Ivana Veronese. In questi anni noi abbiamo sprecato il talento delle donne, le abbiamo relegate, questo in termini culturali anche, al lavoro di cura, su di loro carichiamo appunto il lavoro di cura, c'è poca condivisione dei compiti familiari in famiglia. L'Italia può aumentare il suo tasso di occupazione, il suo PIL, se decide di investire sulle donne con lavori stabili, però ci sono tanti fondi e tanti progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi noi ci auguriamo che questo porti a lavoro stabile, pagato, che renda le donne in termini economici autonome, perché possono costruirsi un futuro con più tranquillità e perché si realizzino. Abbiamo un'occasione irripetibile che è il PNRR, che ci potrebbe dare veramente una grossa spinta ad un percorso che potrebbe finalmente funzionare sul serio, e qui entra in ballo tutto il ragionamento della famiglia, il supporto alla famiglia, l'aiuto alla famiglia, che non passa solo sull'abbassare le tasse o no. Serve anche un'istituzione capace di interagire con i problemi che c'è la famiglia, che uno tra tutti potrebbe essere gli asili nido. Iniziamo un percorso per sostenere questo dibattito, questi approfondimenti, per far sì che le donne, soprattutto le giovani, diventino dei soggetti attivi di partecipazione alla vita democratica e alle scelte di questo Paese.